Ciao a tutti e bentornati sul canale. Di passaggio a Milano in giornata, tra l'altro una giornata pessima perché ha diluviato, ha grandinato, come così, proprio grosse, sembravano palline da ping pong. Però sono riuscita, nonostante avessi da fare, a fare un salto all'Lidl, vedere un attimino se anch'io potevo trovare quelle linee che ho visto, diciamo, sponsorizzate da Elisabetta su Instagram, piuttosto che il suo video, e volevo appunto vedere cosa c'era. Diciamo che le linee ce n'erano tutte, c'era tutto e mi sono stupita. E non ho preso tantissime cose, allora spesa non le ho fatta perché essendo quindi in giornate di passaggio a Milano non ne avevo bisogno e mi sono concentrata principalmente per vedere se c'erano queste cosine. Vi faccio vedere che cosa ho trovato. Allora, la nuova linea che è appena uscita, quella della Ocean Care, c'era tutto, quindi le creme, viso, notte e giorno, il contorno occhi e la detergente. Io ho pensato solo di prendere lui, ovvero il detergente viso, che è in una schiuma, una spuma, è spumoso. A me piacciono le mousse, ho visto che è abbastanza consistente, sembrava quasi, cioè l'ho vista da Elisabetta che sembrava quasi una nuvola bella compatta, quindi ho deciso di comprare di questa linea solamente il detergente. Poi ho visto che c'erano anche la linea, quella al melograno, tutto c'era tranne il burro cacao, che forse è l'unica cosa che avrei comperato, perché la profumazione di quella linea non mi fa tanto impazzire, per cui non ho preso niente. Poi ho visto che c'era la linea all'avena, e era completa anche quella, nel senso completa che c'erano tutti i prodotti, e io ho voluto solo prendere il sapone liquido, eccolo questo qua, perché bagnoschiuma ne ho già tanti, il latte detergente, non amo molto il latte detergente, alcuni li ho, però non mi trovo molto bene, preferisco dei detergenti viso che siano o in mousse o in gel o in crema, piuttosto con il liquido. Il latte detergente lo trovo troppo liquido, quindi non lo amo più come una volta. Quindi ho preso solo il sapone mani, questo qua, sapone liquido con Avena Bio della Sien. Poi c'era tutta la linea, quella nuova della Nature's, e niente, c'era quindi prodotti al cocco, prodotti alla mandorla e prodotti all'avocado. Allora, io della linea alla mandorla non ho preso nulla. Così, non lo so, non avevo intenzione di prendere nulla. Della linea all'avocado ho voluto provare a prendere solo lo shampoo, eccolo qua, perché ho sentito Elisabetta parlarne molto bene, sia dello shampoo che del balsamo. Il balsamo non so perché non ho voluto prenderlo. Boh, ci sono stata lì un attimino a pensare, ma ho detto prendiamo intanto solo lo shampoo. Forse ho fatto male, non lo so. Però ho preso questo, sono 400 ml di prodotto per un costo molto basso, sono 2 euro qualcosa. Adesso dovrei vedere qua lo scontrino, ma non è molto alto, quindi che scontrino mi ha dato? Strano, non c'è scritto niente. Comunque, ho preso solo lo shampoo e invece della linea al cocco ho voluto prendere solamente il gel doccia, eccolo qua. E tra l'altro ne ho presi due. No, scusate, non è questo, scusate. Ne ho presi due, che sono questi qua, eccoli due, perché uno non è per me e l'altro invece è per me. La profumazione è buonissima, sa proprio di cocco, veramente buona. Mi sembra di mangiare il cocco quando. Quel cocco quando lo si mangia, insomma, i pezzettini di cocco, mi sembra appunto proprio quello, ecco. Niente, ho voluto provarlo, sono anche questi 400 ml di prodotto, non ricordo quanto costasse perché lo scontrino non è battuto il prezzo, non so perché, è un prodotto vegan e sono contenta, quindi di che ovviamente anche di questa linea c'era tutto, ma proprio c'era tutto, nel senso che non avevano comperato niente se non qualche shampoo all'avocado e forse qualche balsamo, ma il resto era tutto ancora lì. C'era anche i prodotti per i capelli, nel senso gli spray per i capelli al cocco, quelli per il corpo, quelli alla mandorla, quindi all'avocado, però io non lo so, ho preso solo questi qua. Perché per quanto riguarda le creme viso, io non. Allora, se si tratta di creme corpo, balsami, shampoo, maschere per i capelli, sono
contentissima. Anche contorno occhi, ma le creme viso o notte o giorno sono così sempre un po' titubante. Ho sempre paura che possano essere delle creme un po' troppo pesanti o piuttosto un po' troppo unte, che lasciano la pelle appiccicosa e unte, quindi sono sempre un po' scettica. Poi ho voluto prendere una maschera viso, quella della Sien, quella classica della Sien, che assomigliano molto a quelle di Garnier. Questa qua, idratante e volumizzante con acido ialuronico e collagene, ma non per me, perché io le ho e le conosco, ma per farla provare a una mia amica. Basta, questo era tutto il mio shopping, veloce, ora ho fatto una cosa veloce, toccate fuga, non c'era nessuno e stranamente tutto c'era. Tra l'altro c'era anche la linea, quella all'epoca del carbone, ed ero indecisa se prendere anche lì il detergente viso, però siccome ne ho tantissimi, è vero che rispetto non so, delle creme e i detergenti viso si consumano maggiormente, o io ne consumo anche di più probabilmente, non lo so, per cui si fanno, finiscono prima. Però in questo caso non ho lasciato perdere. Bene. Questo era il mio tutto il mio shopping da Lidl in una mezz'oretta. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata a tutti.